Grazie. Vi confesso una cosa. Oggi sono in difficoltà, perché devo comunicarvi l'importanza di quest'opera. Il fatto di essere stato amico, o di essere amico di Mariangela, o essere allievo riconoscente del professor Palazzo, in questo caso non mi aiuta. Potreste pensare che il mio sia un intervento di parte, e vi confesso che ho fatto recensioni sia di libri di amici che di film di amici, e qualche volta ho aggiustato il tiro. Ma questa volta io mi trovo di fronte a un'opera d'arte. Per capire, per aiutarmi, ho deciso di prendere degli spunti da due donne di questa collettività. Due donne, due nuove donne, molto attive in questa comunità. La prima è una frase che ci ha suggerito la contessa Rosetta Anzidei, che ci dice: le farfalle non si devono toccare e non si fanno toccare e vanno rispettate. Questa metafora sintetizza sia l'anima di Mariangela sia il senso dell'opera. Il secondo contributo me l'ha dato la professoressa Ippolita De Iotti, che oltre ad essere un'amica ha scritto una lettera bellissima che purtroppo non posso leggere perché i tempi sono stretti, però qualche riga voglio comunicarvi. Sono scrittore, dice la professoressa, di un'incredibile tensione, testimonianza della straordinaria misura alla quale è giunta la poesia quando il male di vivere è sceso su Mariangela. Alle metafore, alla musicalità, al simbolismo è legato il fascino di una poesia che rende i nostri cuori irrequieti e stupiti. La scrittura come un mezzo con cui piegare la sofferenza, trasfigurare la vita, trasformandola in opera d'arte. Scrivi col sangue, dice Nietzsche, e allora imparerai che il sangue è scritto. Io ho scelto il contributo di due donne attive che hanno studiato, che hanno fatto esperienze, ma se avessi scelto due donne della strada, semplici, comunque se ne avrebbe voluto fare qualcosa di interessante, perché la bellezza della poesia è toccare le corde dell'anima. Premetto, tutti noi possiamo scrivere poesie, anche voi ragazzi che state qui davanti potete scrivere. Ho iniziato al liceo dedicato a qualche ragazza, ma pochi, anzi pochissimi, sono poeti. Mariangela Palazzo è una poetessa. E oggi non siamo in un giorno come è stato quel 3 agosto che molti ricordano, ma oggi 28 febbraio 2014 è un battesimo che sancisce l'entrata di Mariangela nella società dei poeti e di un valore pari, se non addirittura superiore, perché ha una sensibilità femminile maggiore, a un Ungaretti e un Montale. Voi pensate che sto esagerando? E non è così. Se voi quando leggerete queste poesie vedrete che la struttura dei versi è simile, parole semplici, parole, versi brevi che ci danno la profondità e il senso di un'anima. Ogni parola, ogni punteggiatura è lì e ha un senso preciso, una struttura rigida ed elastica, e chiunque può leggerla, sia un bambino che può comprendere, ma anche il più grande studioso può andare in difficoltà. Lo stesso professore, lo pure, che qui accanto me lo potrà testimoniare poi. È questo il messaggio che io cerco di darvi, che oggi ci troviamo di fronte alla nascita di una poetessa, ma neanche una poetessa forgiata dalla sofferenza, perché Mariangela ha sofferto per 20 anni, ma un male oscuro che ha cercato di dilanare, di distruggere, ma la sua anima è rimasta intatta. Quest'anima oggi è presente fra noi. E questa farfalla che ha iniziato a volare, che poi è caduta, oggi è maestosa. Vola più in alto di tutti, accompagnata da una grande aquila di nome Gianfranco, e che guarda in primis il papà Antonio, i fratelli, e gli amati nipoti, Giulia, Francesca, Flavio,
Antonio e Vittorio, tutti qui, perché Mariangela ci lega con un filo d'amore. Un filo d'amore che io vorrei che voi pubblicaste e diffondeste. Io non vi suggerisco tanto di leggere quest'opera, ma di regalarla a una donna speciale, perché Mariangela era una gran donna, era ed è una gran donna. Si avvicina l'8 marzo. Vi suggerisco questo, anziché una banana mimosa che muore, regalate questo libro, che rimarrà in eterno. Oggi per questo, io non voglio più dilungarmi, perché tanto quello che è da dire, Mariangela ce l'ha già comunicato. E se oggi siamo qui, è un piccolo miracolo. Ma il professore mi ha chiesto di scegliere una poesia che potesse sintetizzare questa giornata, e io l'ho scelta, professore. È il filo d'amore. Il filo dell'amore non si spezza, si può logorare, può essere odiato, vilipeso, dimenticato, può andare per discariche e rivoli, può diventare accanito, scontento. Rimane il nostro, a volte, disatteso, primo inchino alla vita. Grazie.